In questo video, in collaborazione con Horror Maniaci, andiamo a presentarvi alcune delle curiosità più strane su due delle creature horror per eccellenza, ossia i vampiri e gli zombie. Iniziamo subito! L'isola magica. Il concetto di zombie moderno che abbiamo nelle nostre teste al giorno d'oggi nasce da un film del 1929 su Haiti, che era a sua volta ispirato ad un romanzo di Willa Seabrook, chiamato L'isola magica. Questa opera trattava di diversi argomenti legati alla cultura voodoo della popolazione del luogo. Tra questi strani rituali figurava uno molto importante, che consisteva nel fare resuscitare un uomo morto. Questo processo fu chiamato zombie, anche se dopo qualche tempo la parola cominciò ad essere usata per indicare direttamente i non morti. Anche nei giorni nostri, la figura del vampiro, per alcuni, rappresenta una spaventosa verità della nostra esistenza. Questa figura ci affascina perché la sua natura si correla con una verità universale, ovvero la morte. Il vampiro è un essere passato a miglior vita e la sua stessa esistenza è garantita dalla morte altrui. Insomma, la figura di questa creatura si è allargata nella credenza popolare perché risulta essere un modo per ingannare la morte. Nessun'altra creatura conosce la morte così intimamente come lui. Un delizioso paradosso che ha sempre affascinato l'uomo. Negli Stati Uniti esiste un'organizzazione che stende dei piani per prepararsi a qualsiasi tipo di malattia o virus virale che possa colpire la popolazione. E tra i loro piani ne esiste uno completamente dedicato a cosa bisogna fare nel caso di un'epidemia zombie. Il piano prevede consigli come preparare un piano di fuga semplice che possa essere spiegato a qualcuno in pochi secondi, tenere diversi medikit in casa facilmente reperibili e portatili nel caso si dovesse evacuare la zona. Secondo Wayne T. Cannon, chimico all'Università della California, il mito dei vampiri è nato inizialmente perché non si conoscevano determinate malattie. Infatti basti pensare ai sintomi dell'anemia, della catalessia e della porfiria per capire come in passato, quando ancora non si conoscevano determinate patologie, fosse facile associare il pallore cutaneo dovuto all'anemia o il risveglio di persone che sembravano morte in seguito ad una catalessi e i malati di porfiria costretti ad uscire solo di notte in quanto sensibili ai raggi UV al vampirismo. L'Australia sarebbe il paese più sicuro al mondo nel caso ci sia un'apocalisse zombie. I membri dell'organizzazione Live Science hanno condotto una ricerca globale per capire quale fosse il posto più sicuro al mondo nel caso di un'epidemia globale. Hanno creato una mappa divisa in zone e l'Italia sembra essere abbastanza sicura, ma non rientra nella top 10, che comprende paesi come appunto l'Australia, ma anche il Canada, Stati Uniti e Russia. Uno dei criteri usati è stato anche quello delle difficoltà nel reperire armi nei vari paesi e della densità della popolazione. Elizabeth Báthory è considerata la vampiressa più assetata di sangue di tutti i tempi. Esistono documenti storici del 1600, prodotti in seguito al suo processo, che ne testimoniano le sue malefatte. Elizabeth divenne famosa poiché fu accusata di aver bevuto il sangue delle giovani serve, uccidendo circa 40 ragazze. Infatti considerava il sangue delle giovani donne come la fonte dell'eterna giovinezza. Si ritiene che la famiglia di Elizabeth sia strettamente collegata con quella dei Dracula. Infatti entrambe presentano un drago nei relativi stemmi familiari. Sapevate che nella seconda stagione di Walking Dead c'era un piccolo easter egg riguardante Breaking Bad? Infatti nell'episodio in cui alcuni dei protagonisti cercano provviste medicinali per curare T-Dog, uno di loro trova una strana borsa piena di cristalli blu. Eh già, avete indovinato, era un riferimento al prodotto di Walter White. Possibile che Breaking Bad sia un prequel a Walking Dead? Comunque la cosa dell'easter egg è stata confermata dal regista della serie. Dracula è il personaggio che compare in più film horror, di tipo classico in assoluto. Essendo il vampiro cinematografico per eccellenza, di seguito riportiamo i film più belli e più famosi sui vampiri. Nosferatu, il vampiro di Murnau, del 1922. Dracula del 1931 e la famiglia di Dracula del 1936. La serie di Dracula e il vampiro del 1958 con Christopher Lee. In epoca più recente invece troviamo il conte africano Blacula del 1972 e un remake di Nosferatu del titolo Nosferatu il principe della notte con Klaus Kinski del 1979. Ancora più recente, Buffy l'ammazza vampiri del 1992, Underworld, Van Helsing e la saga di Twilight.
Sapevate che un dottore voleva resuscitare George Washington? Il primo presidente degli Stati Uniti, infatti, dopo la morte, Washington non fu subito seppellito, in quanto prima della morte aveva chiesto ai familiari di aspettare almeno 3 giorni prima di condurre i funerali. L'uomo aveva paura di essere sepolto vivo. Per 3 giorni quindi venne tenuto sul ghiaccio quando un dottore arrivò a casa loro in ritardo a visitarlo e apprese della situazione. A questo punto chiese alla famiglia se poteva provare a resuscitarlo, pimpandogli aria nei polmoni e inserendogli sangue nuovo. La famiglia rifiutò ovviamente, ma forse in una dimensione parallela gli Stati Uniti sono ancora guidati da un presidente zombie. La figura di vampiro non è stata associata solo agli esseri umani. In natura infatti esistono specie di pipistrello, come il Desmondus rotundus, che si nutre di sangue di altri vertebrati. In particolare, le sue vittime sono animali, ma si sono registrati centinaia di attacchi all'uomo, soprattutto su bambini. Il suo meccanismo d'azione consiste nell'aprire tramite i suoi denti acuminati una ferita. La sua saliva contiene una sostanza anticoagulante. È diffuso in America centro-meridionale e nelle regioni tropicali, dove il clima è mite. Vi ricordo che questo video è stato realizzato in collaborazione con Horror Maniaci. Fate un salto sul suo canale, fa davvero degli ottimi video, vi piaceranno.